Ciao ragazzi, bentornati su Crimascar Fishing. Oggi sessione lampo, poche ore a disposizione, ma tante novità. Tante novità ragazzi, tra cui la linea Isofish che stiamo provando adesso di casa Mainline, quindi non sappiamo ovviamente come andrà la serata, le ore a disposizione sono poche, però sapete che noi ci proviamo sempre ugualmente e vediamo un po' come funziona. Oltre a questa ovviamente ci sono altre novità. La linea è questa ragazzi, e novità che vedrete nel corso del video ovviamente adesso, e speriamo di catturare qualcosa. Le vedrete nel corso del video. Allora ragazzi, come detto stiamo testando la nuova linea Isofish. Io in particolare sto pescando su una canna con delle palline del 10, ok? Doppia pallina con in mezzo una spugnetta gialla, mentre sull'altra canna ovviamente spinner rig, ragazzi, non può mai mancare, con le pop up della misura del 13 mm singola, bella bilanciata critica, e spero che sia vero quello che dicono di queste esche, che siano micidiali. Quindi nel corso della serata andremo a testarle bene e vediamo che risultati avremo. Come ha detto Max, anch'io sto usando la linea Isofish e io diversamente da Max sto usando le 20 mm, ne ho innescata una singola in una canna e una doppia ovviamente nell'altra, e quella singola ci ho messo anche un chicco di mais finto, quindi ecco, questa è un po' come sto pescando, e in bombetta e pastorando con del semplice pellet al pesce, quindi niente di più niente di meno, molto semplice. Sto pescando vicino alla riva, quindi sono a un metro e mezzo dalla riva più o meno, e adesso vediamo se parte qualcosa. Allora ragazzi, prima chicca della serata, finalmente ci è arrivato anche a noi il PVA Container Storage Bait System, vabbè, un po' di parole. Praticamente qua ci mettiamo tutto lo corrente per fare le nostre bombette, però non lo attrezzo subito per quello che è il suo scopo, ovvero per mettere tutti i pellettini, gli sfarinati, per fare le bombette, i sacchettini in PVA, le stringhine, quelle che si sciolgono in PVA sempre per chiudere i sacchetti, ma vado a metterci dentro un'altra chicca, ok? Perché? Perché era da un po' che volevamo fare un video, io e Cree, anche perché ce l'avete chiesto in tanti. Abbiamo visto il video di Manicardi, di Corda, che appunto parlava di pesca col method, e abbiamo detto bene, questa è l'occasione per provare anche noi a fare un video a method. Non sarà stasera ovviamente, ma nelle prossime uscite che faremo proveremo a registrare il method secondo Crimax, ok? Ovviamente ci siamo muniti di tutto quello che abbiamo comunque visto nel video che ha fatto Manicardi, e anche guardando un po' su YouTube ci stiamo informando, perché è la prima volta per noi. E abbiamo preso un po' di roba, ok? Io ho già messo dentro, tipo, vabbè, chicchettini di mais, abbiamo preso una scatolina della linea Match, sempre di micro damboline, veramente minuscole, ragazzi, ok? Queste qua sono del 8 mm addirittura, tutto lo corrente, quindi piombi e soprattutto, ragazzi, quello che serve per fare il method. Quindi abbiamo preso la ground bait, essential cell, questa roba qua, fare tutto lo sfarinato, dopodiché la parte, come ha fatto Davide, pure ground expander, anche questa, poi andremo a capire bene le quantità, le dosi per fare un giusto method. E qui abbiamo un altro sacchettino di questo, perché ovviamente ne sprecheremo un po' all'inizio perché dovremo capire la giusta consistenza, e anche i pellettini, perché la pesca method non è solo sfarinati ma è anche proprio con i pellettini, questi qua che si dovrebbero bagnare se non sbaglio, e si vanno sempre a appiccicare sul piombo apposta, e basta. Quindi due pacchettini di pellet, e qui invece abbiamo preso la farina, quella Link, io Link e Christian Essential Cell, perché ovviamente sono le nostre esche di fiducia. Quindi prossimamente ragazzi proveremo a fare questo benedetto video che ci chiedete da tanto sulla pesca a method. Fatto sto video, questa roba va in cantina e finalmente attrezzeremo il PVA System Storage con tutta l'attrezzatura e tutte le varie esche per fare le bombette. Quindi questa è un'altra piccola news che andiamo a spoilerare su un video che faremo nel prossimo futuro. L'altra novità che ci è arrivata ragazzi è il nuovo materassino di Corda. È molto grande e devo dire che
è un bel materassino. Adesso ve lo apro e vi faccio vedere aperto e vi dirò di più. Ecco, questo è il motivo, ragazzi, per cui lo aspettavamo. È un materassino con una parte di schiuma di media intensità, dove il pesce qui non andrà mai a contatto col pavimento, quindi siamo curiosi di provare anche questo. È molto grande, come vedete, cioè, ci sto comodo, e basta, è idrorepellente, quindi non si inzuppa d'acqua. In più, ragazzi, ha anche altre due chicche che adesso vi mostro. Allora, la vediamo un attimo più da vicino, ragazzi. Come vi dicevo, c'ha la clip per aprirla, in più ha altri due strappi qui ai lati che vi facilitano la chiusura. Poi, aperti questi, questo è il materassino. Come vedete è grande, vi dicevo, ha un è una miscela, una schiuma di media intensità, insomma, fa sì che la carpa non vada mai a contatto con il pavimento. Poi qui c'ha il taschino per il Carp Care, ok? Quindi questo è il kit di medicare le carpe, ragazzi, vedo le parole, il kit per medicare le carpe, ok, che ha il suo taschino qui. Poi altra cosa molto interessante, oltre al cappellino di Max, ragazzi, cappellino di Max in diretta, se lo volete ve lo regalo, questo lo ridiamo. Altra cosa molto utile che hanno fatto sul materassino è che ai lati hanno messo 4 gancetti, quindi viene comodo se uno vuole picchettarsi il materassino perché c'è vento, perché magari vuole che stia appunto fermo lì con la carpa, magari quando andiamo a muoverci c'è la possibilità di picchettarlo e tenerlo fermo. Ma la cosa che secondo me, oltre alla grandezza e la qualità del materassino, che vabbè, ok, sappiamo la qualità qual è il fatto che sia idrorepellente, quindi non si bagna, non resta inzuppato, che sembra una banalità, però vista la mole del materassino, e non è piccolo, ragazzi, questo dobbiamo caricarlo in macchina, magari dopo una sessione dove abbiamo magari preso l'ultimo pesce e dopo 10 minuti vola in macchina. Il fatto che non resti bagnato è sicuramente una cosa da tenere in considerazione. E poi va chiuso e adesso vi faccio vedere effettivamente lo spazio che occupa. Però come vedete è leggerissimo, ragazzi, è molto leggero, sembra pesante, in realtà è una piuma. Quindi ecco, questo è il materassino, speriamo di riuscire a bagnarlo questa sera, anche se credo che arriva. Magari lo apro, perché sennò, secondo voi, ragazzi, sarà così, 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 tenendo in considerazione che così credo sia una 30 perché è grande, così, 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 sì, sì, così, ragazzi, per me così stasera, a tra poco. Se non sbaglio c'è la doppia isofish. Sì, ma sembra una trotarella quelle da gara. Ci va. Bene, bene. Ci dà. Dai, facci vedere, Gri. Però non mi devi andare di là. Se ne sta andando dove? L'altra canna. E allora una specchi. E ora una specchi. Bagniamo il materassino.
Adesso c'è profondità perché ovviamente l'acqua è cresciuta parecchio, quindi lei punta sotto e anche l'altra canna che devo togliere, perché è proprio qui l'altra canna e non voglio che vada sopra. Quindi trucchetto, vediamo un po'. E vediamo che carpetta da un chilo e mezzo è. Secondo me è un bass. No, è una carpa che... adesso vediamo. Vedo il leadcore. C'è. Sembra interessante, Cri. Sembra interessante. E allora la doppia boilies fa effetto. È una cosa che non ho mai fatto qui. Molto colorata anche. Alzamela. Oh! Ragazzi, inauguriamo il materassino nuovo. Come vedete, allora, la carpa non è grandissima, ok? Però più grande di quello che mi aspettavo. Come vedete, si appoggia al fondo e non si muove. Perfetta. Perché sembra quasi avvolta dal materassino. Non so se si vede, poi vi faremo vedere qui la parte dell'idrorepellenza. Comunque ragazzi, adesso vi faccio vedere il pesce. Eccola qui, una bella carpa, in forma, che ha combattuto, ha fatto divertire e ha mangiato sulle nuove isofish, quindi primo innesco di queste boilies e ovviamente c'è la cattura. Bel pesce, adesso vado a rilasciarlo. Sono contento che abbia il materassino perché restava ferma, quindi vuol dire che si sente in qualche maniera avvolta. Bene ragazzi, la rilascio. Allora ragazzi, come pensavo, vedete che qui c'era il pesce prima. Praticamente lui prende la forma della carpa, quindi la carpa qui dentro è avvolta e di conseguenza resta ferma. Adesso vi faccio vedere, vedete, che svuoto l'acqua un attimo e poi questa parte si asciuga in velocità. Allora ragazzi, l'ha appena ricalata Cri e subito è partita, quindi diciamo che le nuove palline Isofish stanno subito dando il loro meglio. Ovviamente dobbiamo puntare al grosso noi, quindi speriamo di tirare su un bel pezzo perché sappiamo che ci sono qua dentro, e perché no un bel Amur. E invece ragazzi, com'è? No, non è enorme, ma comunque solito, forza. Adesso te l'accompagno. Ok, diciamo che quella più piccola del lago l'abbiamo presa stasera, quindi da qui dovrebbe essere un crescendo. No! Cri a livello inguadinamento è sempre il solito. Ok. Sì. Ok ragazzi, allora, la più piccola l'abbiamo presa, quindi come dicevo prima in combattimento, da qui sarà solo un crescendo, si spera, a meno che non sarà accompagnata da tutte le sorelle che c'ha. Mamma, cattiveria ragazzi,
Ok, va bene. Piccolina, simpatica, e comunque quando siamo in ambienti naturali così hanno sempre forza. Quindi adesso la rilasciamo subito. Da come tira sembra la tua di prima. Adesso vediamo. Ma è piccola comunque. Diciamo che stasera paga questo spot qui. Sì. Diciamo che come primo test delle esche ci siamo. Yeah. Dai. Ragazzi, altra carpa partita sullo stesso spot, con le stesse esche, con lo stesso sacchettino. Continuo ad essere stupito che restano fermo. Questa sembra un po' più cicciottella rispetto a quella di prima. Comunque ragazzi, eccola qua. Eccola qui ragazzi, ennesimo pesce, ripeto, che ho tirato sempre nello stesso spot. Sto tirando sempre lì vicino alla sponda. Sembra un po' più cicciottella appunto di quella di prima. Beh, devo dire che sono molto soddisfatto, anzi siamo soddisfatti, perché sì, magari anche fortuna, però voglio dire, bel pesce. Oh oh oh! Ragazzi, questo grosso? Questo è arrabbiato, Cri, grosso? Questo è arrabbiato, non so cosa sia, ma guarda che roba, guarda la canna, guarda la canna. Anche finalmente prendiamo la carpa grossa. Guarda il cimino, guarda il cimino. Se dovete considerare che sono 4 libbre. Guarda che roba, guarda che roba. Dai che c'è l'amur, dai che c'è l'amur. Non chiamarlo. Dai che c'è il carasso. Mamma, mamma. Che partenza, ragazzi. Che partenza. La tira? Sì, ho sentito un muro. Tra l'altro è già andata tutta sull'altra canna. Ottimo. Questo è brutto. Ovviamente siamo disposti anche a recuperare l'altra canna se... Sì, perché tanto non si muove quella. L'ho appena messa vicino all'altra. Ah, ok, bene. Ok, adesso... Sento pesante, Bene, bene, ottimo. Cioè, magari poi parlo per niente come al solito, ma... Intanto. Cioè, prima non era così. Col guadino, metto qui. Allora, qua momenti delicati. Ma so già che adesso si arrabbierà quando arriva qua sotto. Se è quello che penso, sì.
so già che si arrabbierà. Vediamo se riesco a vedere il LED qua. Dai. Fatiche ripagate, speriamo. Vara. Speriamo. Sì, carasso. Vara il cimino. Carasso non credo. Sono 4 libre, ragazzi, eh. 4 libre se... Che le caize che abbiamo preso sono 4 libre. Quindi, canna che... Oh, attenzione, momento verità, ragazzi. Vediamo cos'è. Momento verità. Apro un po' la frizione perché... Aspetta che mi metto qui che... Questa è brutta, eh. Va sotto. Là vedo un tronco, non mi piace. Sta andando di là. C'è un tubo sotto, devi stare su. No, devo forzarla. Su. Purtroppo devo forzarla, vi avviso. Piano. Mettiti là, che sei più comodo. Vai più là. Porca miseria, guarda dove è andato. No. Ecco. Vattene via dalla... Vattene via. Perso. No! Guarda. Raga, tocca qualcosa. È andato là. No! È andata così, ragazzi. Questo era un bel pesce, ve lo assicuro. Perché già dalla partenza, quando ho tirato sulla canna, ho sentito un muro sotto. Si è fatta combattere tranquillamente, ogni tanto testava. E quando è arrivata sotto, ho sentito che era veramente pesante. Cioè, proprio anche nel recuperarla, sentivo che pesava tanto. Purtroppo si è infilata sul sottoriva di sinistra. Ci deve essere un ostacolo tipo cemento, roba. Purtroppo siamo su queste situazioni quando si pesca in queste cave così. E niente, si era liberata, ma mi ha spaccato tutto, probabilmente perché ho strisciato il terminale contro qualcosa. E niente, era grossa e poteva essere anche un amur grosso, perché qua ci sono gli amur grossi. Niente, un po' amareggiato, ritiriamo la canna e vediamo cosa succede. Partenza cattiva, muro di nuovo appena alzato la canna e subito combattimento tosto. Ora senti come prima? Adesso sta facendo lo stesso procedimento di prima, sta andando tutto a destra. Ecco, mi raccomando, se va a sinistra... Questo lo sappiamo. Sai già cosa fare, vero? Sì, è andata tutta a destra adesso però. Va bene, ti recupero questa, non preoccuparti se... È che sono in uno spazio angusto, ragazzi. Adesso la forzo, perché sennò... Sì, c'è lo spot, è 1,5 metri. Dove c'è... C'ho anche una rana qua sotto, sì. Che mi dà un po' di tensione. Chris, riesci? Velenosa, secondo me. Infatti, non vorrei proprio... Che fosse una di quelle. Dove è andata? Aspetta, ma tu sei passato sopra? Sì, ma è andata dove non deve andare. Allora devo recuperare questa però. Ma sempre sugli ostacoli? Non ci credo. Cioè, guardate dove vanno, ragazzi. Cioè, sanno dove andare, ma stavolta mi bagno e vado dentro. Aspetta. Ok, ci sono. Via qua. Ma sei sopra? Vogliamo? Sì. Vengo di là io, fermo. Leggo dinamo di qua. Allora, non è come... Ma non è grande. Non è grande, ma c'è. Vabbè, peccato, sto ancora pensando a quella di prima, sinceramente. Ok. Va bene. Ok. Allora, sono sincero. Sto ancora pensando a quella bella carpa che ho perso, perché era molto, molto potente. Rispetto a questa e... Vabbè. È andata, ragazzi, non si piange sul latte versato. Andiamo a vedere questa adesso, che comunque merita rispetto, perché grandi o piccole che siano, sono sempre carpe. E anche questa comunque mi ha dato filo da torcere, perché frizione ha cantato parecchio, quindi vuol dire che sono in salute e questo mi fa veramente piacere. Bene, andiamo a rilasciarla dopo una piccola foto e via. Ragazzi, sessione terminata. Non è andata male. Direi anche andata abbastanza bene. Sono un po' amareggiato per quel pesce perso, sono sincero, e vabbè. Però sono contento che
le nuove esche comunque hanno reagito subito bene, perché sai, adesso come sapete i fattori sono determinanti, sono tantissimi, però dai, abbiamo innescato le esche nuove, ci abbiamo pasturato perché le abbiamo scobrate e i risultati insomma li abbiamo visti, sì. Diverse catture e secondo me quella era grossa, un po' più grandi rispetto alle solite che abbiamo preso qui, quindi dai, va bene, anche perché considerando che sono le 11 e un quarto, ragazzi, le tre orette, cioè, così ciao. Dopo lavoro come sapete, 4 e sì. Dai, ci siamo divertiti, sì e siamo contenti, qualche chicca l'abbiamo fatta vedere, esatto. Qualche cosa nuova ce ne saranno, altre esatto che seguiranno nei prossimi video, ragazzi, esatto. Intanto questa sera vi abbiamo fatto vedere queste e devo dire anche lì sono stato molto contento anch'io. Ma adesso non mi piace un casino, sì, è tanto, mi piace bello, tanto ragazzi, bello, sì. E sì, sai, materassino dove non ha le sponde di solito sei un po' scettico, però no, questo è studiato alla perfezione perché la carpa si affossa dentro tranquilla e quindi stavano ferme. Adesso sarei contento di vederlo con carpe un po' più ci arriviamo, ma è quella di stasera che ho perso, secondo me poteva riempirlo un po', sì. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo, speriamo che il video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento e ci diamo appuntamento alla prossima volta, non sappiamo dove, quando, ne sei, come, con chi, ma noi prima ci siamo. Ciao ciao.